Se gli Stati Uniti non frenano e continuano sulla strada sbagliata, ci saranno sicuramente conflitti e scontri. Chi ne sopporterà le catastrofiche conseguenze? È l'avvertimento del neo ministro degli esteri cinese, Qin Gang, che da ex ambasciatore a Washington usa parole molto dure contro gli americani nella sua prima conferenza stampa. Il contenimento e la repressione non faranno grande l'America e non fermeranno il rinnovamento della Cina, afferma Qin. Riguardo alla guerra in Ucraina, il capo della diplomazia cinese ribadisce che Pechino non ha fornito armi ad alcuna delle due parti in conflitto. La Cina non è l'artefice della crisi né una parte direttamente interessata. Perché minacciare allora le sanzioni alla Cina? Non è assolutamente accettabile. Si riferisce chiaramente alle minacce degli Stati Uniti di sanzionare la Cina se fornisce armi a Mosca. Il rapporto tra Mosca e Pechino non è soggetto a interferenze di terzi, chiarisce Qin, che diventa durissimo sulla questione Taiwan. È il fulcro degli interessi centrali della Cina. Gli Stati Uniti non si intromettano. È una minaccia? Probabilmente sì. E da Mosca il portavoce del Cremlino Peskov afferma che dietro l'escalation in Ucraina c'è la mano visibile degli Stati Uniti, che fanno di tutto per continuare la guerra, commentando così un altro passaggio della conferenza del ministro degli esteri cinese, secondo il quale una mano invisibile sta guidando la crisi in Ucraina.